risolverò il decimo problema. Preparatevi. È la mia ultima possibilità. Come me la cavo? Donna Naruto, manco una, manca a scrivere una risposta a cazzo. Il decimo problema! Su, coraggio, sono pronto. È l'ultimo ostacolo, ce la farò. Quanto ci metti ad arrivare, Kankuro? Può aggiungere ancora un'altra regola prima di comunicarvi il decimo problema. Non si fa così. Finalmente ci hai raggiunti. Il tuo fantoccio è servito allo scopo? Incredibile. Sapeva della mia marionetta. Non importa. Adesso siediti. Magari devo aver risposto a tutte le domande che Maria Bella la decima. Vi darò la possibilità di scegliere. Siete liberi di decidere se rispondere o meno al decimo problema. È a vostra discrezione. Scusi, che cosa vuol dire? E poi cosa succederà se dovessimo decidere di non rispondere? Se sceglierete di non rispondere, allora otterrete zero per il primo compito e verrete squalificati. Anche gli altri vostri due compagni di squadra, è chiaro? Che regola assurda. Perché uno dovrebbe decidere di non rispondere? È ovvio che mi sono dimenticato di un'altra regola. Un'altra? Ma non finiscono mai. Se deciderete di rispondere, ma la vostra risposta sarà sbagliata, sarete banditi per sempre da tutti i prossimi esami di selezione dei Chunin. Ma scherziamo? Sappiamo che alcuni ninja presenti hanno tentato gli esami di selezione dei Chunin più di una volta. Che culo. Se non volete rischiare di commettere errori, siete liberi di andarvene. Così potrete provare tutte le volte che vorrete. È pazzesco. Sono sicura di poter risolvere qualunque tipo di problema. Ma non posso dire lo stesso per te, Naruto. Non preoccuparti per Sasuke e per me. Tirati indietro. Così potrai avere altre possibilità in futuro. Io non voglio rischiare. Perciò preferisco ritirarmi. Un vecchietto. Il numero 50 è squalificato. Gen, Inao, mi dispiace tanto. È troppo per me. Anch'io rinuncio. Anch'io. Sì, anch'io. Vabbè, saranno rimasti in tre in questa stanza. Preferisco riprovare un'altra volta. Naruto. Che cosa stai aspettando? Sul tuo libro dei ninja pericolosi, quello del prossimo Hokage del villaggio della foglia. So basta, io sono pronto a fare qualunque cosa per diventare Hokage e un giorno ci riuscirò. Tu e quel tuo stupido chiodo fisso di diventare Hokage ti sta tormentando. Mi dispiace tanto, Naruto, ma io non voglio che quel sogno diventi impossibile per te. T'azzarda. Non mi sta bene, sai. Ibiki, conosce bene le debolezze più intime e profonde dell'uomo. Lui è in grado di manipolare chiunque facendo leva sui suoi limiti emozionali. È davvero incredibile. Riesce a smascherare immediatamente le paure che ciascuno nasconde in sé. Ma gli chiede di andare in bagno. Dimmi che non gli chiede di andare. No, eh? Ma lei per chi mi ha preso? Io non mollerò mai, è chiaro? Sembrava strano. Accetto volentieri la sua sfida. Ma se pensa che resterà un gen in vita, si sbaglia di grosso. Ma abbastanza forza di volontà per diventare Hokage. Lei non mi spaventa affatto. Perché è così teatrale? Non si è preoccupato minimamente di cosa potesse succedere a me e a Sakura.
Ammetto però che ha del fegato. Naruto è fatto così. È troppo orgoglioso per rinunciare. Tutta la vostra vita dipende da questa decisione. Potete ancora rinunciare. A me non piace tornare sui miei passi, quindi affronterò l'ultima domanda. Divertente che ragazzino ha spezzato l'atmosfera di tensione che stava soffocando tutti. Facendo due calcoli, sono rimasti in 78 e sono tutti determinati ad andare avanti. Avete fatto la scelta giusta. Non sono lieto di annunciarvi che ogni allievo rimasto in quest'aula ha ufficialmente superato la prima prova. L'avevo detto, lo sapevo. Ma lascia un po' il culo. Mi è andata il culo proprio. Come, abbiamo già superato la prova? E che fine ha fatto il decimo problema? Beh, il decimo problema non è mai esistito. Quindi i miei punteggi non valgono un cazzo. Altri 9 problemi che abbiamo risolto con fatica sono stati solo una perdita di tempo. Oh no, assolutamente no. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo dai 9 compiti che vi abbiamo chiesto di risolvere. Era solamente un semplicissimo test per riuscire a verificare la vostra abilità nel raccogliere informazioni, capite? La nostra abilità nel raccogliere informazioni. Prima di tutto, il test viene valutato in base a un sistema di punteggio in cui la promozione o la bocciatura dipendono non solo dalle vostre risposte singole, ma dal punteggio totale della vostra squadra. Questa regola è stata fissata in modo che foste sottoposti ad una pressione notevole, e non solo per voi stessi, ma per tutto il vostro gruppo. Sapevo che avrebbero fatto così, è per questo che non mi sono preoccupata. Che bugiardo. Inoltre, tutti e 9 i problemi erano volutamente superiori alle vostre attuali competenze. Bisognava comunque dare più risposte possibili. Sono sicuro che molti di voi siano giunti alla stessa conclusione. E se Sagura le ha fatte tutte, le fa un genio. Risposte da qualunque parte pur di passare l'esame. In altre parole, copiare era assolutamente indispensabile. È per questo che tra voi c'erano 2 Chunin infiltrati che fingevano di essere Kenin. Li abbiamo introdotti perché servissero a diffondere a tutti le risposte corrette. Oh no! C'erano degli infiltrati! Ho fatto fatica a individuarli. Sì, anch'io, fanno una cosa più facile. Ma sì, era talmente ovvio, dico io. È davvero. Ma stai zitto! Qualcuno non se ne sia accorto, è vero, Inata? Questo significa che lui non li aveva notati. Conosce benissimo. Quelli che hanno copiato senza usare l'astuzia sono stati squalificati. Questo perché a volte ottenere le giuste informazioni è questione di vita o di morte. In missione lottiamo per sapere qualcosa di più. Anche a costo di mettere a repentaglio la nostra vita. È veramente orribile. Quelli sono tagli profondi. E poi anche tracce di bruciature. Le informazioni che strappiamo con la forza al nemico, che possiamo ricavare da altre fonti, potrebbero anche non essere giuste. Era tipo l'effetto di una tortura. È una cosa che non dovete mai dimenticare. Chiedo. Disporre di informazioni sbagliate non solo può provocare la fine dei vostri compagni, ma la distruzione di un intero villaggio. E non ha senso di responsabilità e non è pronto a guidare gli altri, non dovrebbe mai venire promosso Chunin. La vedo così, mi dispiace per voi. Guarda Naruto mafiero. Tutti quelli che hanno scelto di continuare sono stati in grado di risolvere il problema in assoluto più difficile. Credo che in futuro riuscirete a superare qualunque difficoltà. È per questo che adesso potete accedere alla fase successiva. Sono orgoglioso di voi, siete pronti per diventare Chunin. La prima prova è finita, vi aspetto grandi cose da voi. Ma certo, vedrai che non la deluderemo! Ce l'ho fatta, sì, sì, evviva! E ragazzino divertente. Sempre comportarsi così. Adesso basta, ragazzi. Mi dispiace, ma non c'è tempo per festeggiare. Sono l'incaricata del secondo test. Mi chiamo Anko Mitarashi. Dobbiamo spostarci da qui. Alza, seguitemi tutti quanti! L'atteggiamento di questa esaminatrice mi ricorda tanto quello di Naruto. Ci sono un sacco di allievi. Questo significa che hanno passato il test molte squadre. Sto sbagliando? Forse la prima prova è stata una vera passeggiata. Invece non è così. Hanno molto più potenziale rispetto all'ultimo gruppo. Il secondo test a cui verranno sottoposti ne eliminerà almeno la metà. Che cosa? La metà di noi verrà bocciata. Per me
Questo momento è sempre un'emozione. Vi spiegherò tutti i dettagli domani quando ci rivedremo, ragazzi. Per ora potete andare. Ma sfotte? È appena entrata come un kamikaze solo per dire venite con me? L'avrebbe mai detto, il suo foglio è completamente bianco. Mi ha preso delle cure. Naruto Uzumaki, davvero un ragazzino divertente. Chiamiamolo divertente. Che posto è questo? Questo è il luogo dove sosterrete il vostro secondo test. È il campo di addestramento numero 44. È conosciuto come la foresta della morte. Foresta della morte.